Benvenuti al mercatino di Settimo in via Enrico Bernardi 7 a Settimo di Pescantina. Tra i nuovi arrivi di questo mese, questo tavolo in legno completamente restaurato con ai piedi le zampe di leone. Il tavolo costa 380 euro. Il mercatino di Settimo vi propone anche questo divanetto rosso a due posti. Il divanetto costa 90 euro. Vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 14 alle ore 19, escluso i giorni di zona rossa. Il mercatino si trova in via Enrico Bernardi 7 a Settimo di Pescantina. Vi aspettiamo! Benvenuti alla rassegna stampa dell'altro giornale La Voce del Cittadino, distribuita in 110.000 copie mensili. Oggi edizione Est Veronese. Andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina. Serve il tuo aiuto, questo è il titolo del redazionale del nostro editore Adriano Reggiani, che invita i cittadini a diventare protagonisti del giornale. Basta quindi telefonare per raccontare la propria storia o fare comunque delle segnalazioni durante le ore del mattino al numero 045 71 52 777. Per il dialogo con i lettori, sempre a cura di Adriano Reggiani, tra le lettere cambiare bandiera, omofobia, lesbofobia, transfobia, lacero di Daphne e la lettera della presidente Scudellaro e cara vecchia influenza. Ma passiamo ora alle cronache, il problema dei trasporti, quindi problemi e soluzioni, la parola a Massimo Bettarello, presidente di ATV Verona. L'assegno prenatale può essere richiesto entro il 15 febbraio del 2021, mentre il presidente della provincia di Verona, Manuel Scalzotto, il 3 dicembre ha deliberato la variazione del contributo per l'efficientamento energetico, portandolo da 500.000 a 1.600.000 euro. L'importanza della donazione del plasma ne parla la San Bonifacese Valeria Biondaro, donatrice di sangue da 18 anni. Per quanto riguarda i progetti provinciali, è approvati i lavori per istituti scolastici di San Bonifacio e Legnago. Dal fico d'India all'Amarone, l'autobiografia del generale Gueli, spiegata dal nostro direttore Rosanna Pancaldi. Da tutte le nostre edizioni, la rassegna stampa delle principali notizie di tutto il territorio veronese. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio sono state ricavate due stanze per le vaccinazioni del personale. Si chiama Lorenzo Ballo, il primo nato nel 2021 all'ospedale di San Bonifacio. Antonietta Bonisoli, scomparsa nel dicembre 2019, ha lasciato 41.000 euro alla Biblioteca Civica di San Bonifacio. A Soave, Paolo Menapace, presidente della Strada del Vino di Soave, solleva il problema dell'edera che soffoca le piante. Risponde quindi l'assessore Cristian Piasente, che si rende disponibile per un incontro. L'assessore alle politiche sociali Angelo Dallicani, sempre di Soave, lancia un appello per stare vicino a chi è solo. Parliamo della scuola materna e nido integrato Principe di Napoli a Soave, parla il presidente Trivellon, che rivela come ha ottenuto quindi ottimi risultati malgrado la pandemia. Altro intervento di Cristian Piasente, l'assessore appunto descrive i tempi e la realizzazione del bosco urbano che verrà quindi attuato a breve a Soave. È deciso a Cazzano di Tramigna, il 29 e 30 maggio si terrà la terza edizione della Fiera dei prodotti agricoli della Val d'Alpone e della Val Tramigna. A Monteforte d'Alpone è ancora braccio di ferro tra il sindaco Costa e il consigliere Savoia, tutti i dettagli sull'altro giornale. La mitica corsa montefortiana è stata costretta a gettare la spugna causa Covid, quindi verrà tutto rimandato all'anno prossimo. Emigrazione, la storia di Mario Battistella, il tanghero montefortiano emigrato in Argentina nel secolo scorso. A Corognola e Colli l'Associazione dei Soccorritori continua la sua preziosa attività. L'iniziativa Caldiero, una camion un vela con su scritto il messaggio un piccolo gesto per un grande risultato, proteggiamoci.
A Belfiore l'11 gennaio è entrato in funzione al parcheggio Lebrecht il punto tamponi comunale. I vigili del fuoco hanno sanificato a fondo la casa di riposo di Colonia Veneta per domare il Covid. A Zimella la sindaca Sonia Biasini illustra le opere di pulizia del torrente Guà. Il sindaco di Levagno, Marco Padovani, snocciola numeri, pregi e progetti riguardanti l'app Municipium, ma Di Michele lo attacca. Non c'è riscontro, appunto, afferma. Sanificate le scuole a San Martino Buonalbergo, mentre ad Arcole il sindaco Ceretta annuncia le prossime opere in programma, la rotatoria e la ciclabile. Lorenzo De Caos si laurea con una tesi dedicata alla Verzamoretta, prodotto eccellente di Veronella. Ed ora passiamo alle notizie sportive. Pallavolo, trasmettere i valori dello sport, questo è l'obiettivo della SD Sambo Volley nata nel 2015. Dopo 10 anni lascia a malincuore l'incarico di giudice sportivo l'avvocato Michela Franchi. Caldiero Calcio, il centrocampista Alberto Feliciotto parla a cuore aperto. Calcio Colonia, il portiere classe 1999, racconta la sua esperienza nella squadra di Di Paola. Benvenuti al mercatino di Settimo. In via Enrico Bernardi 7 a Settimo di Pescantina. Tra i nuovi arrivi di questo mese, questo tavolo in legno completamente restaurato con ai piedi le zampe di leone. Il tavolo costa 380 euro. Il mercatino di Settimo vi propone anche questo divanetto rosso a due posti. Il divanetto costa 90 euro. Vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 14 alle ore 19, escluso i giorni di zona rossa. Il mercatino si trova in via Enrico Bernardi 7 a Settimo di Pescantina. Vi aspettiamo! Didattica a distanza, la testimonianza di Sara Righetti, studentessa del liceo scientifico Fracastoro. Progetto casa, super bonus 110%, ripresa e agevolazioni. Casa sotto tutela, l'importanza delle assicurazioni. Per la casa più luce e isolamento. E ancora la domotica per una casa smart e le città ciclabili. Per la pagina dedicata agli animali fantastici, Sara racconta la sua esperienza antispecista. Donatella Ceccon della Lavi invece descrive l'elogio della gattara. Per gli approfondimenti delle notizie potete quindi consultare l'edizione cartacea dell'altro giornale che viene distribuita in 110.000 copie mensili su tutto il territorio della provincia veronese. Per le vostre segnalazioni, foto o lettere, scriveteci all'indirizzo mail articoli@altrogiornalevr.it oppure telefonate alla nostra redazione numero 045 71 52 777. Tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito e buona giornata.